Io avrei una domanda. Punto F attraverso Francesca R, 3 marzo 2024, a cura di VB, Giuseppe. Allora io avrei una domanda, curiosità, insomma, non so come definirla, rispetto alle coincidenze. Oggi per esempio mi è capitato, ho lavorato in un posto, un mercatino di antiquariato, e spesso mi fermo davanti al banco di un signore che vende oggetti in argento. 54 minuti. C'era la testa di un cane in argento identica alla testa del cane, l'apporto che ha V nella bacheca nel suo studio, praticamente identica, anche l'altezza, la forma. Vabbè. E questa è una coincidenza particolare. Un'altra, l'ultima volta, 55 minuti, che sono andato giù a Barletta, mi è capitato di fare un viaggio seduto di spalle a una ragazza che ho incontrato nel viaggio di andata per Roma la volta precedente. E, insomma, già questa è una cosa particolare. Poi, mentre ero seduto, mi è venuta davanti, camminando verso di me, una signora che la sera prima avevo notato in un ristorante cinese, mentre ero a cena con Fabrizio. Non lo so, ovviamente mi colpiscono queste cose. E volevo capire se l'interpretazione che do a questi episodi è giusta oppure no. Per me è come una conferma di essere, 56 minuti, nel posto giusto al momento giusto. Volevo avere una risposta a questa curiosità. Michel, le coincidenze si notano solo quando si vivono dei fotogrammi in presenza. Che cosa vuol dire? Quando tutti i piani di esistenza sono allineati e ti fanno realmente vedere e vivere quell'istante. Quindi ti accorgi di alcune connessioni. Il significato di ogni connessione è a sé stante, 57 minuti. Ogni connessione, ogni coincidenza ha un perché. Non tutte ti possono essere dette, ma niente accade per caso. Te ne accorgi intanto? Solo se stai in presenza è un'altra cosa. Chi ti circonda ha un livello evolutivo e vibratorio simile al tuo, quindi ti circondi di vibrazioni similari, ma te ne devi rendere conto. 58 minuti. La coincidenza ti fa rendere conto per una frazione, ma non ti fa intuire fino in fondo il perché. Non sei così evoluto per poterlo sapere. Né sei così evoluto che ti possa essere detta tutta la spiegazione di ogni singolo evento che hai raccontato. Posso solo aggiungere una cosa che invece può essere detta, perché è più una curiosità che riguarda più parti della stessa coscienza. Il cane. La frequenza vibratoria di provenienza è la medesima di entrambi gli oggetti. Questo a livello di curiosità. Giuseppe. Perciò è come se fosse un apporto anche il cane d'argento? 59 minuti. Michel, contemporaneamente è stato prodotto sia l'uno che l'altro oggetto, e poi uno dei due è stato prelevato dal tempo e dal luogo e portato qui, in questo tempo e in questo luogo. Domanda, quindi quel cane a cui accenna Giuseppe, che è stato un apporto ricevuto attraverso il cerchio d'oro, era un apporto genuino? Michel, sì.